Alcuni sono andati molto vicini dal diventare il pranzo di una balena, ma se proprio quelle persone fossero state inghiottite, cosa sarebbe successo? Anzi, cosa succederebbe? Rimarrebbero in vita? Ci sono probabilità di uscire? Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di iscrivervi e magari lasciare un mi piace alla fine del video, se ovviamente vi piacerà, giusto per aiutarci a crescere un po'. Cominciamo! Non penso che molti di voi siano stati a contatto con delle balene nella loro breve vita fino ad oggi. Quindi, sia per me che per voi risulterà difficile capire quanto davvero siano mostruosamente giganti questi pescioloni, anche abbastanza spaventosi. Per capirci, la balenottera azzurra, lunga quasi 33 metri con 150 tonnellate di peso, è considerato l'animale più grande mai visto al mondo. Per capirci ancora meglio, solo la sua lingua pesa come un elefante adulto e può tranquillamente inghiottire dalle 300 alle 400 persone. Per fortuna non mangiano e non mangeranno mai degli esseri umani. Il loro cibo preferito sono i krill, piccoli esserini invertebrati con una grandezza di 1 massimo 2 cm. Una sola balenottera può inghiottirne 40 milioni al giorno, infatti il suo fabbisogno giornaliero è di circa 1,5 milioni di calorie. La specie però di cui dovremmo preoccuparci davvero sono le balene capodoglio, cugini più piccoli ma letali. È il più grande animale vivente dotato di denti, circa 18 metri di puro terrore. Nel 1891, secondo alcune fonti, un uomo di nome James Bartley è stato inghiottito da una di queste balene, ma non è stato masticato. È riuscito a venirne fuori per raccontare il tutto, ma non è più stato lo stesso da allora. Secondo la storia, la sua nave è stata attaccata da un capodoglio e lui è stato inghiottito. Il suo equipaggio era vivo e lo hanno salvato il giorno dopo uccidendo l'animale, aprendolo in due per trovare il loro compagno. Il suo corpo era completamente ricoperto di una sostanza bianca ed era diventato cieco. Tutto questo ovviamente a causa dell'acido nello stomaco. La storia con il tempo è stata modificata, gonfiata e aveva davvero tanti buchi da tappare. Quindi la veridicità non è proprio sicura. Una domanda a molti viene spontanea tutt'oggi. L'acido dello stomaco non dovrebbe aver sciolto completamente l'uomo? Cosa succede quindi se veniamo inghiottiti da una balena? Beh, grazie alla scienza e alla tecnologia di oggi siamo riusciti ad avere una risposta. Essere ricoperti da una sostanza bianca dovrebbe essere l'ultimo dei problemi. Prima di tutto, i denti di un capodoglio sono lunghi 20 cm, come un normale coltello da cucina, e sono tanto resistenti da perforarvi le ossa al primo colpo. Le balene ne hanno tipo 40-50. Avrete già capito che superare solo questo traguardo richiederebbe davvero molta molta fortuna e tanta resistenza. Ma supponiamo siate riusciti ad andare oltre. L'esofago di una balena è viscido e pieno di sostanze acide che cominceranno a distruggere il vostro corpo piano piano, in una lenta agonia. Il respiro comincerà a mancarvi e sentirete l'aria tossica. Ma se riusciste a superare anche questo, la prima cosa che penserete sicuramente sarà: come diavolo ha fatto quel tizio dell'Ottocento a sopravvivere nello stomaco di una balena se già all'inizio è impossibile anche solo respirare? Andiamo avanti e vediamo quanto ancora dura questa agonia. Dopo l'esofago vi ritroverete dentro uno dei quattro stomaci della balena. Il primo è quello dove rimarrete di più, finché l'animale non comincerà a digerire. Da lì verrete lanciati qua e là per gli altri, senza sosta finché l'acido non vi trasformerà in uno scheletro senza la minima pelle. Alla fine, dopo che non sarà rimasto nulla di voi, verrete espulsi dall'ano dell'animale. Benissimo, ora che questo bellissimo viaggio è finito, possiamo dire con certezza che sopravvivere a una balena è al 99% impossibile. Quindi come ha fatto James Bartley a sopravvivere e uscire con solo un occhio in meno? Forse era tutta una montatura, caro James, non lo sapremo mai, o forse sì. Magari provando a finire dentro lo stomaco di una balena potremmo vedere se è veramente fattibile sopravvivere e rivelarci quell'1% dei fortunati. Anzi no, lasciamo perdere. Animali enormi e a volte spaventosi, le balene non sono quasi mai interessate agli esseri umani, nemmeno il capodoglio. Si può rischiare di essere inghiottiti, ma anche questo succede raramente, non avete quindi niente di cui preoccuparvi. Con questo concludiamo, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Circa 18 cm di puro centimetri. C'è una balena 18 cm. Circa 18 cm, oh mio Dio.